Noi diciamo sì alla musica, sì al divertimento sano e alle forme d'arte che sono tutte forme di civiltà. E no a questa ordinanza vergognosa che discrimina gran parte degli artisti salernitani, criminalizza gli esercenti che provavano ad offrire un servizio per la città. E invece vediamo ancora una volta un'amministrazione retrograda che semplicemente per non impegnarsi un po' di più e prevenire le degenerazioni che abbiamo pure avuto in questi anni decide di negare, a questo punto possiamo dire statisticamente, il 90% delle forme artistiche e musicali che già avevano organizzato tanti esercenti della città. Proposte che fate in alternativa a questa ordinanza? Noi proponiamo un dispiego maggiore delle forze dell'ordine, della polizia municipale nelle zone sensibili. Si doveva e si deve fare un momento di raccordo una volta e per tutte con gli esercenti, chiedendo anche di poter concertare generi musicali, ma non privando la possibilità anche a DJ o ad artisti che usano strumenti acustici elettronici, che sono la maggioranza, di potersi esibire, di poter offrire un servizio alla collettività e ai visitatori, che erano tanti e creavano una vera e propria economia che viene annientata con scelte del genere. Ieri abbiamo visto anche a Salerno, c'era il deserto, il giovedì prima di Natale non c'era un'anima viva in strada, quindi ormai l'amministrazione ha ucciso la movida e sta purtroppo azzerando anche le belle tradizioni che si erano create in questi anni, con la scusa degli eccessi che, se ci sono stati causati proprio dalle loro disattenzioni e disorganizzazioni.